Buonasera, oggi per il secondo appuntamento di Arts and Philosophy, il ciclo di incontri organizzato dal Centro Culturale Dolier in collaborazione con Spazio Laghetto, è con noi la professoressa Chiara Cappelletto. La professoressa è ricercatrice di estetica all'Università degli Studi di Milano, si occupa di teoria dell'immagine, teoria della rappresentazione e di neuroestetica. Infatti l'intervista di oggi, cui seguirà anche una conferenza, riguarda proprio la neuroestetica, ossia il titolo è Estetica e neuroscienze, sapere e confronto, un tema da lei trattato in una sua recente pubblicazione, Neuroestetica, l'arte del cervello, edito dalla Terza. E proprio da questa sua pubblicazione vorrei partire con l'intervista e partirei dalla fine di questo suo libro, ossia dalla conclusione, poiché lei afferma che la neuroestetica, questa disciplina appunto molto recente e fondata su una scoperta tutta italiana, quella dei neuroni a specchio, afferma che tramite la neuroestetica è possibile pensare che arte e scienza possano di nuovo collaborare, annullando i confini e pensare, appunto, lei afferma, un secondo rinascimento. Quindi io vorrei chiederle di spiegare che cosa si intende per neuroestetica e in che senso si può sperare in questo rinascimento in cui arte e scienza collaborano. Allora, per neuroestetica è una disciplina che ormai ha una quindicina abbondante d'anni, perché nasce, o meno, la sua definizione è data già nel 94 da alcuni neurologi, e questo è importante, cioè la neuroestetica nasce come dominio di ricerca tutto interno alle neuroscienze. La filosofia, cioè la filosofia delle scienze umane, le discipline artistiche e l'estetica arrivano dopo. E questo ha creato evidentemente delle debolezze sul piano epistemologico che sono tuttora assolutamente da discutere e da ripensare. Lei prima si riferiva ai neuroni specchio, e i neuroni specchio, che sono una scoperta assolutamente italiana, peraltro sempre di quel periodo, sono gli anni 90, sono estremamente importanti per una parte delle ricerche dell'estetica sull'arte figurativa e sull'arte performativa, ma non coprono tutta l'estensione, diciamo, del dominio rispetto al quale le neuroscienze pensano di poter dare il loro contributo contaminandosi o valendosi di questioni tipicamente considerate estetiche, d'accordo? Questo per quanto riguarda l'origine della neuroestetica, che è un dominio molto vasto, si possono trovare, diciamo così, una neuroestetica tutta orientata al visivo, di matrice fortemente neurologica, per la quale i neurologi indagano la reazione dei soggetti, degli uomini, ad alcune immagini, che siano artistiche o meno, questo naturalmente apre un grande problema, se siano artistiche o meno. Ezechia è il capofila di questo tipo di investigazione, c'è un altro tipo di cosiddetta neuroestetica che riguarda, che secondo me è la più interessante, le arti performative, cioè lo studio dei modi in cui l'uomo ha esperienza sensibile di sé, quella che Merleau-Ponty chiamava anche l'autocostruzione trascendentale attraverso l'esempio, il senso del tatto. E questo dico che è la parte più interessante perché per due ragioni. La prima è che gli attori, i ballerini, i performer in generale la usano immediatamente per sviluppare il loro training, cioè usano le scoperte delle neuroscienze sullo scambio corporeo, sulla mobilità, sulle sinestesie per ampliare la loro esperienza dei movimenti. Questa è una ragione. La seconda ragione, per cui secondo me è stata più interessante, è che consente effettivamente di pensare che cosa è il corpo, che cosa il corpo faccia e quale sia la potenza cognitiva del corpo in un modo non inedito, ma più arricchito e più esteso. Questo arricchimento, questo potenziamento della riflessione, secondo me non arriva da quel tipo di neuroestetica che si occupa strettamente del visivo. C'è poi un'altra, diciamo, un altro aspetto che si può studiare, che è quello più strettamente riferito ai neuroni specchio, ed è quello della simulazione, d'accordo? C'è l'idea per la quale io vedo un'immagine, per esempio fissa, perché Gallese sono stati pionieri di questa indagine, vedo un'immagine fissa che sia o meno figurativa, anche qua si apre una grande questione, che cos'è un'immagine figurativa, qual è la differenza tra un'immagine figurativa e un'immagine astratta, c'è una differenza tra un'immagine figurativa e un'immagine astratta,
corsi partecipassi alla costruzione dell'immagine stessa, cioè vedo un Cristo in croce e quello che io sento, l'emozione che io sento, l'empatia, che in questi ultimi anni ha avuto una grande revival, l'empatia, la reazione empatica che io ho nei confronti di Cristo in croce dipende dal fatto che io ho un'esperienza analoga a quella che avrei se fossi io in croce. La seconda questione che mi poneva, cioè il secondo rinascimento. Allora, gli artisti sono assai disponibili a crederlo, nel senso che molti tra di loro utilizzano alcune scoperte delle neuroscienze relative al corpo in prima persona. Se ne pensa con Pietro Verde di Cazza, ad esempio, a tutta la body art, ovvero tutte quelle pratiche artistiche che implicano una intrusività del corpo umano, bene, queste pratiche spesso si valgono, Steinbeck è un esempio emblematico, si valgono di conoscenze biologiche e neurobiologiche e quindi si può pensare che riducano di molto la differenza tra arte e scienza. Io non credo che questa differenza sia riducibile, per ragioni di merito e di metodo sono tutti diversi, hanno orizzonti, finalità, implicazioni diverse e producono sapere diversi. Quello che però è senz'altro interessante di questo nuovo, reiterato, attuale accostamento tra arte e scienza è l'insistenza sulla capacità di fare della scienza e di fare dell'arte, cioè sulla loro performatività, che naturalmente dipende dalla tecnica, il problema ormai è secolare, cioè in che modo la tecnica ha cambiato la scienza, visto che non è più la tecnica di invenzione della scienza. È tutto il Novecento che noi ereditiamo. Questo è interessante, in realtà la estetica è l'ultima eredità di tutto il problema della tecnica. Bene, allora, visto che lei si è soffermata su questi neuroni specchio e mi pare di capire che ci sono appunto diverse correnti e forse diverse interpretazioni, quello che io voglio capire insieme è se dobbiamo intendere le varie interpretazioni che si danno come dei sinonimi oppure come delle differenze, ossia alcuni parlano di neuroni specchio come simulazione. Non a caso lei, riferendosi anche a Ramachandran, riporta l'esempio che se un dipinto rappresenta una caccia, altro non è che la simulazione di una vera caccia. Oppure abbiamo il caso del neurone specchio come empatia, questo in assoluto, soprattutto nel teatro in cui c'è una vera e propria empatizzazione di ciò che l'artista, in questo caso l'attore, sta facendo con ciò che lo spettatore poi sentirà in corrispondenza a questo. Quindi quello che chiedo, questa interpretazione di neuroni a specchio, cioè di questa funzione che accade nella mente, potremmo dire, nella mente di colui che agisce e nella mente di colui che esperisce, come sono veramente da intendersi? Simulazioni, empatia. Allora, intanto è molto utile ricordarsi che quello che si chiama normalmente neuroni a specchio in realtà sono neuroni che sono motori, cioè sono neuroni che si attivano, scaricano, sparano, come si dice, quando noi vediamo un'azione e quando noi la compiamo, d'accordo? Quindi mettono insieme la visione e l'azione. Mentre se noi siamo neuroni a specchio abbiamo l'idea di una duplicazione in qualche modo mimetica di quello che, a cui assistiamo, questo qua che secondo me è fuori strada. Come vanno interpretati? Ma intanto i neuroni sono delle, qua c'è una neuroscienziata per dire questo, ma lo farò io. Bisogna stare attenti a evitare ogni forma di magicismo o di magismo che dir si voglia. Cioè i neuroni a specchio sono dei neuroni, ce ne sono moltissimi nel nostro cervello, deputati ad alcune funzioni e nel migliore dei casi forniscono un correlato neurobiologico a reazioni che noi chiamiamo empatiche, ma non spiegano nulla. Cioè, uno dei segreti dell'estetica è di pensare di poter spingere in una specie di cervello nascosto la verità delle nostre esperienze estetiche, emotive, intellettuali, un velo di Maya verso il 2011. Non è questo il punto, non solo perché sarebbe molto mal pensato, ma anche perché sarebbe molto poco interessante. La questione è vedere quali sono i correlati neurobiologici dei comportamenti, che questi sono comportamenti fruitivi, pratistici, interpretativi, ermeneutici, sociali, e discriminare di più proprio perché conosciamo i comportamenti neurobiologici. Cioè,
neuroscienze hanno come risultato il fatto di dire che i nostri comportamenti in un contesto artistico o in un contesto sociale sono identici, beh, non abbiamo capito nulla di più. Quindi quando lei mi chiede che cosa sono veramente, io credo che l'indagine sui neuroni vada fatta dai neuroscienziati, che ci suggeriscono alcune competenze, alcune conoscenze che prima non sapevamo, le quali ci rendono possibile svolgere una teoresi più sofisticata per capire il modo in cui noi costruiamo sapere e conoscenza. Dire questo però è ancora dire pochissimo, cioè perché io mi comporto in modo diverso di fronte a un cestino di frutta o di fronte a un caso di Cézanne? Qua non c'è nessuna teoria neurobiologica che ce la possa spiegare, d'accordo? Sì, non stavo intendendo. Perché allora a me viene in mente, in base a questo, quando Ramachandran, nel suo libro Che cosa sappiamo della mente, parla del piacere estetico. E anche lei lo cita nel suo libro e dà tutta una spiegazione scientifica a questo piacere estetico, sia una movimentazione di neuroni a più livelli nel cervello. Però quello che io non capisco a questo punto è se al piacere estetico, quindi alla fruizione estetica da cui può derivare il piacere o meno, gli diamo una spiegazione scientifica. Ramachandran dice anche, riportando l'esempio di una statua indiana, della dea Parvati, in cui se lo spettatore è uno spettatore di origine indiana, riconosce in essa una dea simbolo di bellezza, di raffinatezza, di eleganza, mentre nel momento in cui abbiamo uno spettatore inglese, e questo è un caso realmente accaduto, vi riconosce appunto volgarità, quindi l'esatto opposto. Allora, i neuroni che appunto attivano questo piacere o meno, riconoscimento volgare, bello, che sia, hanno anche un fondamento culturale? No. No, i neuroni possono essere allenati, c'è un problema molto interessante di cui si è, per esempio, Changé, del modo in cui memorizzando forme e quindi essendo immersa in una cultura, io sono più disponibile a riconoscere forme analoghe. Naturalmente la memorizzazione è una memorizzazione anche di natura cerebrale, cioè la memoria non è una cosa astratta. Quindi ovviamente il corpo e il cervello immersi in un mondo sono plasmati dal mondo in cui sono immersi, c'è una stratificazione di memoria, di immagini che lo rendono adattabile e desideroso di forme che siano per lui riconoscibili, e qua il problema è che siano più riconoscibili sì, ma non identiche, perché se io vedo forme sempre identiche non trovo nessuna differenza tra l'una e l'altra, quindi deve esserci una sufficiente differenza tra le forme perché io possa riconoscerle come singole e una sufficiente analogia perché io possa riconoscerle come la stessa forma ricorrente. Però, per la sua domanda iniziale, certamente i neuroni non sono colti, no? La posizione di Ramachandran è interessante perché si rifà a un mondo di immagini, di figuratività che è quello indiano, essendo lui uno studio, un neuroscienziato assolutamente invece appartenente al mondo figurativo anche dell'Occidente, e porta alla luce, come quello che lei ricordava, dei casi di incongruenza. Allora, le errori e le incongruenze sono sempre estremamente interessanti, perché dimostrano come non esista nessuna possibilità di predeterminare la nostra reazione estetica né il nostro piacere di fronte a un oggetto artistico quale che sia. E una cosa infatti è il piacere, una cosa differente a quello che si chiama l'arousal, cioè l'eccitazione. Io posso essere eccitato, ma non perché provo piacere estetico, posso essere eccitato da un sentimento di sgradevolezza come da un sentimento invece di piacevolezza. La semplice eccitazione, che sia dei neuroni, che sia della sudorazione epidermica, che sia del battito cardiaco, essere eccitati non vuol dire provare piacere, né vuol dire essere appagati da un'esperienza estetica, né di per sé vuol dire essere infastiditi o messi in difficoltà, è uno stato di allerta del corpo che è estremamente primitivo rispetto a qualsiasi esperienza estetica che vi si
si voglia. Peraltro, ma quando noi parliamo di arte così, diamo per implicito una nozione che anche se è quello molto più, che è una nozione profondamente storica. Quando noi scienziati parlano di arte, usano una nozione profondamente storica, dimenticandone la storicità e al contempo dandola per buona all'interno però di una prospettiva che è sostanzialmente evolutivo darwinistica. Andrebbe molto discriminato tra tutte le opzioni concettuali che vengono messe insieme in modo un po' diciamo confuso, e la discriminazione da parte dello scienziati, ma questa discriminazione è compito delle scienze umane, di cui sono convinto, e non è un compito secondario, cioè non si tratta di fare i guardiani della finezza dell'indagine dello scienziato, si tratta di capire, secondo me, qual è la posta in gioco oggi. La posta in gioco oggi è la centralità che il corpo e il cervello, non sono il medesimo evidentemente, che il corpo e il cervello hanno come attore principale delle processi di conoscenza. Questa è la questione, insomma. Poi la estetica può essere aggredita dagli umanisti o essere invece usata come una specie di testa d'ariete da parte delle scienze, delle loro scienze. Poi scattano problemi che sono molto importanti, di politica culturale, di fondi per la ricerca, di paradigmi epistemologici di fondo. La questione per cui vale la pena occuparsene oggi è però quella che ho appena detto, cioè oggi noi deleghiamo al corpo, al cervello, il fatto di essere gli agenti del sapere. Come, quanto questo sia vero, che cosa voglia dire questo, quali sono le implicazioni genealogiche di questo, è un lavoro, secondo me, decisivo da fare. Bene, allora se ci soffermiamo su questa idea di corpo e mente come protagonisti, e pensiamo a Pollock, in cui erano strettamente connesse le due cose, assolutamente con qualsiasi altro artista, però lui stesso parecchie volte afferma che mentre dipinge è quasi inconscio di ciò che sta per realizzare, come se fosse quasi la tela a chiedere ciò che deve venire fuori. Alcuni direbbero che ci potrebbe essere quasi un dialogo silenzioso tra la sua mente, o meglio ancora il suo occhio mentale, e la sua mano. Quindi se pensiamo a questo, quindi all'opera d'arte come vera e propria secrezione appunto emotiva di ciò che l'artista sta provando, sta sentendo, io vorrei sapere appunto quando lei afferma che il quadro è il cervello, il quadro è nel cervello. Sì, dobbiamo dirlo anche in questo senso. No, io lo affermo perché se si vuole essere coerenti con la neuroestetica appunto dallo scienziati, a questo si deve arrivare. Mm-hmm. Io non sono affatto dell'idea che il quadro è nel cervello, ma penso che bisogna essere concettualmente coerenti. Allora, se si ritiene le parole dell'opera d'arte come secrezione del corpo, questo è sostanzialmente quello che i neuroscienziati ritengono, c'è chi lo dice, c'è chi non lo dice ma lo implicitamente lo ritiene, se no non potrebbero fare delle indagini delle opere d'arte, di artisti che hanno avuto un ictus indagando quell'opera d'arte come il conato diretto del deficit cerebrale. Allora, quella prospettiva di ricerca è una prospettiva di ricerca per la quale si ritiene che l'opera d'arte sia nel cervello. Io, se lei mi chiede cosa penso, io ritengo che questa sia una posizione di una debolezza culturale, concettuale e di una anche opacità estrema, d'accordo? Prima lei citava Apollo, che naturalmente c'è in qualsiasi, ma appunto in qualsiasi pratica umana una, diciamo, una corrispondenza più o meno fluida tra l'intenzione e l'atto motorio. E peraltro il rapporto tra intenzione e atto motorio è tra le cose più interessanti che le neuroscienze studiano. Ma questo non fa l'opera d'arte, quello che interessante l'opera d'arte è semmai lo scarto, l'errore, la differenza tra l'intenzione dell'atto motorio, l'atto motorio e la produzione di un oggetto che è artefatto. Lei sa benissimo come si fa della pittura, se si guardano le tele ci siano correzioni su correzioni su correzioni su correzioni. Ora è vero che qualsiasi artista, come per esempio le interpreti figurativi o plastici, soffre del
corpo a un certo punto difettava, hanno sofferto, perché c'è un rapporto di intimità tra l'oggetto artistico e il loro stesso corpo. Ma questo rapporto di intimità è interessante proprio rispetto alle differenze, agli scarti tra quella che è l'opera d'arte finale, l'idea dell'opera d'arte e il corpo. Altrimenti mi si deve spiegare qual è la differenza tra di nuovo un cestino di frutta e un quadro di Cézanne. Io sono disposta anche ad avere come risposta nessuna, però lo si deve dire con chiarezza, mentre gran parte del lavoro degli scienziati ad oggi non è ancora a questo livello di consapevolezza. Certo. Che poi quello volendo stabiliscono anche i rappresentanti del mondo dell'arte, se può essere deciso come arte oppure non arte. La domanda che cosa sia l'arte. Esatto, infatti. Precedente anche il fatto di non voler rispondere, molto contemporaneo. Quindi abbiamo parlato di Pollock e mi sposterei a, sempre vabbè, ma Chandler abbiamo parlato, a Zecchi. So benissimo che lei non è un'ammiratrice studioso, però ci tocca perché comunque alcune sue affermazioni sono decisamente importanti anche poi per poterle confutare. E qui mi riferisco al momento in cui per Zecchi esiste un vero e proprio binomio percepire uguale pensare. Su questo ciò che a me viene in mente è Goodman, qui facciamo un salto. Goodman, nel momento in cui parla di questo famoso unicorno, il fatto di osservare un unicorno, per Goodman altro non è che vedere la figura di un unicorno senza avere nessun tipo di informazione, ma limitarsi al fatto che chi osserva vede la figura di un unicorno. A Goodman però viene sollevata più di una critica e in particolar modo Richard Wallheim afferma che l'errore è quello di non volersi spingere oltre, ossia che nel momento in cui si osserva si vede sì la figura di un unicorno, ma lo spettatore è comunque conscio anche della materialità di questa rappresentazione, quindi vede appunto il colore, le linee che creano questa determinata figura. E in più, spingiamoci oltre, adesso si può associare anche un pensiero, un'emozione. Quindi se pensiamo appunto a Zecchi, allora nel momento in cui io sto osservando questo famoso unicorno, a me non interessa se esiste o non esiste, però lo riconosco, sono in grado di riconoscerlo, sono in grado anche di associargli un'emozione, sono in grado di pensare tramite esso, allora è giusto quello che dice Zecchi, percepire uguale pensare. Allora, è stato un po' un giro, però Zecchi è come lo scienziato della visione, ha un ruolo fondamentale. E a causa dell'estetica è indubitabile che ha avuto il ruolo del pioniere, che è lui che è sua la prima definizione dell'estetica come neuroscienza, come neurologia dell'arte. La ragione della perplessità che lei prima ricordava, che io ho, dipende semplicemente dal fatto che Zecchi suggerisce, così rispondo spero alla sua domanda, una indifferenza tra percezione dell'oggetto artistico e oggetto artistico stesso, poiché se è il cervello visivo che sostanzialmente crea l'immagine, nella creazione dell'immagine io ho, questo è l'implicito di Zecchi, la creazione dell'oggetto artistico. Quello che però mi fa problema è che fine fa l'oggetto artistico e se, di nuovo, sono disponibilissima ad avere come risposta che non fa nessuno fine, che l'oggetto artistico scompare. Ma allora perché c'è bisogno di parlare di arte? Cioè perché questa chiamata in causa dell'arte? La mia sensazione è che l'arte venga usata come una specie di tecnica non invasiva, una specie di brain imaging non invasivo, per capire come il cervello funziona. Allora bisognerebbe però, e sarebbe interessante da fare, capire qual è il valore culturale che all'arte viene dato dai loro scienziati, perché evidentemente è un valore molto molto forte, cioè di fatto loro danno prova di riconoscere ai manufatti artistici una capacità cognitiva molto alta, perché loro la riconoscano, questo non è detto, non è tematizzato. Per cui
percepire è uguale a pensare? No, ovviamente percepire non è uguale a pensare. Non solo, bisogna stare attenti a distinguere tra la percezione di immagini, quali che siano, e il riconoscimento di immagini, se non voglio dire artistiche, quantomeno artefatte o di finzione. Perché qui non stiamo sottacendo tra le mille cose che non abbiamo modo di affrontare la questione della finzione, ma dopo glielo chiedo. No, prego, prego, se vuole già anticiparla. No, proprio questo è fondamentale, perché noi sappiamo benissimo che, cioè, per Goodman l'oggetto rappresentato denota senza la necessità che questo oggetto esista realmente. Quindi, a proposito di finzione, quello che chiedo è: il momento in cui stiamo osservando quest'opera d'arte, lo spettatore è pur sempre conscio che ciò che osserva non esiste, ma si stabilisce sempre comunque un accordo tra ciò che è vero per l'artista e ciò di conseguenza che è vero anche per lo spettatore. A questo proposito, Walton parlava anche di accordi orizzontali, accordi verticali che si stabilivano fra i due. Quindi, che ruolo può giocare anche qui la verità, la finzione di questi oggetti? Beh, questa è una delle questioni più importanti. La finzione gioca un ruolo decisivo, nel senso che è quantomeno distanziazione, estraniamento, incongruenza, mancanza di abitudine, tutti elementi che hanno un valore cognitivo, quindi, però non un valore cerebrale, cioè bisogna distinguere tra i processi cognitivi e i dati cerebrali, tacendo del fatto che questi dati sono a loro volta estremamente manomessi, essendo il risultato molto sofisticato di procedimenti di registrazione che così puntuali e così di diversa natura fisica, matematica, ingegneristica, che la risposta che noi abbiamo sul cervello, che nel senso comune se tendiamo a dare come evidente, è tutt'altro che evidente, ma per tornare alla questione della finzione, la finzione è il punto che insomma mette in crisi ogni forma di naturalizzazione che la neurostatica in qualche misura porta avanti rispetto al mondo artistico, perché è attraverso la finzione, cioè attraverso la performatività dell'atto artistico e dell'atto fruitivo, che noi possiamo continuare a ritenere che l'arte sia una offra un accesso alla conoscenza di sé e dell'altro che è capace di anacronismi e di contraddizioni. E insisto sull'anacronismo, la protezione e lo scarto, perché c'è una sorta di un leggero flirt col pensiero unico che le neuroscienze e soprattutto le scienze umane che si vanno delle scoperte neuroscientifiche stanno portando avanti. E il pensiero unico è, tra le varie cose, è sempre molto poco interessante, per cui il mio sottolineare le varie idiosincrasie per ricordare come appunto un tentativo di naturalizzazione tout court del mondo artistico attraverso il riconoscimento delle reazioni che siano cerebrali o che siano motorie è miope. Bene, allora rimaniamo sempre in questo campo, se vogliamo chiamarlo appunto, della finzione. In un suo recentissimo articolo della rivista Less, Harvard University Press, intitolato The Puppet's Paradox, si sofferma appunto a indagare queste marionette che potrebbero essere l'emblema per eccellenza della finzione, questo gioco che si viene a creare tra appunto dei corpi addirittura artificiali. Quindi quello che le chiedo è di spiegarci in che senso si può parlare di paradosso con questi, di queste marionette. Ma la marionetta è sempre stata considerata come un corpo morto sostanzialmente, tanto che da Platone in poi, se noi diciamo di qualcuno con la marionetta, intendiamo dire che è etero, diretto e passivo. In realtà in tutta la letteratura, e già in Platone, in Aristotele, ma se lei passa tutta la letteratura fino ad oggi, nel confronto della marionetta c'è un duplice sguardo, il
primo è quello che vi ho appena menzionato, il secondo invece è quello per il quale la marionetta ha una forma di intimità con l'uomo, di intelligenza e di verità molto molto alto, tanto da essere oggetto di meraviglia. La posizione che io propongo è che proprio sulla strada della performatività del corpo, come dicevo prima, e della capacità del corpo di essere assai più ricco e potente di ciò che noi siamo abituati non solo a pensare ma a sentire, su questa strada di indagine la marionetta e il lavoro con la marionetta mostra che uno dei modi per intendere il mondo rispetto al corpo proprio è quello di una logica protesica, per cui le varie relazioni che io ho con gli oggetti, con i semplici oggetti e tanto più con gli artefatti artistici, si svolge secondo un'idea di estensione e di manipolazione permanente, cosa che le arti performative non solo sanno ma fanno, come le menzionavo prima. Se lei indaga il rapporto del marionettista con la marionetta, vedrà che il marionettista parla della marionetta come di una sorta di corpo proprio, tanto che deve arrivare il marionettista a dimenticare alcune parti di sé per donare vita alla marionetta, che diventa però organo perfettamente senziente e sensibile. E quindi il paradosso sta in questo, oggetto morto, abbandonato in un angolo della stanza, è in realtà un medium di esperienza del proprio corpo sul proprio corpo, da parte del marionettista, ma anche del ballerino, perché sono moltissimi tipi di marionette diverse, e con cui sì, hanno esperienze del proprio corpo molto, molto diverse. E se allora continuiamo, cerchiamo di unire quest'idea dei neuroni specchio da parte dello spettatore, osservando appunto anche uno spettacolo di marionette, quindi un corpo artificiale, prolungamento di questo immaginario, chiamiamolo così, come funziona anche in questo caso i neuroni a specchio? Beh, le risposte che ci sono ad oggi sono diverse, perché pare che la nostra reazione si modifichi a seconda che noi vediamo corpi viventi e corpi artificiali. Cioè, io posso empatizzare con una certa efficacia di fronte al movimento del corpo, del suo corpo, del corpo vivente di un altro uomo come me, altrettanto nei confronti dell'immagine di un corpo, però se il movimento che lei fa è analogo a quello fatto da un corpo meccanico, un robot, la mia empatia non accadrà nello stesso modo, a meno che il corpo, diciamo, del robot non sia fortemente antropomorfo. Un altro esempio che posso portare è quello della cosiddetta illusione della mano di gomma. Se lei copre il suo braccio con una superficie sopra la quale pone in modo esattamente corrispondente un oggetto, artefatto inorganico che ha la forma del suo braccio, dopo che lei verrà toccata simultaneamente sul suo braccio e sullo stesso punto del braccio artefatto, quando smetterà di toccarla sul suo braccio, lei si sentirà toccata vedendo che il braccio artefatto è toccato. Questo funziona se il braccio ha la forma di un braccio, non funziona se si le mette un pezzo di legno, un bastone. Certo. Quindi ci deve essere un riconoscimento della forma del corpo molto forte, perché il senso di appropriazione del corpo si sviluppi e si svolga. Però su questo, adesso non so se c'è risposto da un'altra parte, in base a questo discorso che le fa del braccio di gomma. Il braccio di gomma. Della mano di gomma si chiama. Ovviamente non vale per tutte le specie animali. Io penso anche a quando era Machanga, mi porta il caso del gabbiano, adesso non mi ricordo quale animale, dove i piccoli potevano essere nutriti anche da un bastone con la punta gialla e una riga rossa, quindi c'era un tipo di riconoscimento visivo in questo, quindi vabbè, lei stava parlando di toccare, però peraltro c'è anche un discorso appunto molto visivo nella funzione. Senz'altro, c'è un discorso visivo molto importante, però adesso vi metto un esempio che non ha nulla a che fare con questo. Il caso della Machanga è quello per il quale dei pulcini di una certa specie animale che sono tutti
dalla madre, che ha un becco giallo con delle punte rosse, se vengono nutrite da un becco artificiale molto giallo con molto rosso, questa accentuazione dei caratteri somatici fa sì che il pulcino non solo riconosca, ma quasi preferisca il becco artefatto. Per un sistema di accentuazione dei caratteri fondamentali. Quello che stavo dicendo prima è una cosa diversa, che ha a che fare con la mia, con la capacità, con la plasticità del corpo, sostanzialmente, cioè con la capacità mia di considerare come corpo proprio, come mio corpo proprio, elementi che non solo non lo sono, che sono peraltro inorganici, tipo la mano di gomma. Stare attenta a fare, come dire, analogie eccessive tra casi diversi, infatti era più che altro per sempre le spiegazioni scientifiche che la facciamo erano importanti. Questa cosa della plasticità del corpo è assai antica. Tutti noi sappiamo che se facciamo delle scale con dei tacchi molto alti, automaticamente calibriamo il passo che dobbiamo compiere tenendo conto del tacco che allunga la nostra gamba, senza però fare dei calcoli matematici prima. E questo perché? Perché tutto ciò che noi, i nostri vestiti sono delle protesi che noi integriamo nel nostro corpo modificando il nostro schema corporeo continuamente. Quindi questa sapienza assolutamente abituale che noi abbiamo viene semplicemente viene in modo interessante, esasperata se vuoi, da casi come quello della mano, del bisogno della mano di gomma o dell'arto fantasma o della nosognosia, cioè tutti i casi in cui l'esperienza che una persona ha di se stesso è incoerente con il dato anatomico fittivo, cui caso il dato fantasma è quello del quale io sento un braccio, non è presente, nonostante sappia che il cibo di notturno non c'è. L'idea sulla quale la Macianda, anche lei ci ha proprio riprese, insiste molto, l'idea è che il corpo che noi abbiamo, due gambe, due braccia, quattro piedi, due mani, un tronco, una testa più o meno, sia una forma del possibile del corpo che ha un vantaggio statistico su tutte le altre, ma nulla di più. Cioè, noi abbiamo, come dire, una implicita molto forte, che è quello per il quale quando pensiamo all'uomo di età media con un corpo mediamente sano. A questo uomo però non incontriamo forse mai, nel senso che anche l'età media storicamente si sposta più in avanti e l'idea di sanità di malattia si modifica culturalmente. Il campo di indagine che le neuroscienze invitano a percorrere con più decisione porta invece a pensare all'uomo come a una sorta di forma originale che però si plasma permanentemente senza essere così direi aggrappati a un'idea di uomo mediano che ha una forma di astrazione concettualmente utile ma esperienzialmente questa sia una vera finzione. Quindi bene, allora ringraziamo la professoressa Cappelletto per la disponibilità e per averci spiegato che cos'è la neuroestetica e vi ricordo che più avanti ci sarà una conferenza dove continuerà a parlare di